Salve a tutte e tutti, cari amiche ed amici. Innanzitutto scusatemi se non faccio più un video dal 19 marzo, cioè da 21 giorni. Non è in me fare un video per più di 21 giorni. E poi la volta precedente anche avevo saltato del tempo. Ultimamente ne faccio uno a settimana, uno ogni 15 giorni. Però non farne uno per 21 giorni o per 22, vabbè. Comunque, io faccio questo breve videoclip perché tengo a precisare qualcosa a un nostro amico che ci segue dal Messico, se non mi sbaglio, dal Messico, e che riguarda un video che feci il 14 marzo del 2017. E adesso vi spiegherò di che cosa si tratta, quindi rimanete sintonizzati e come gli youtubers professionali anch'io vi dico: iscrivetevi al canale, azionate la campanella per conoscere le novità e poi date un clic a mi piace, non mi piace, e commentate questo video e se potete condividetelo. Ma adesso andiamo al corto video che voglio fare. Sì, ora. Lo so, la quarantena ci smotiva, demotiva a tutti. Io comunque vi faccio vedere questo video, l'avrei voluto già fare da tempo, perché nel il 14 marzo del 2017 ho fatto questo video dopo qualche giorno o settimana di aver comprato per il compleanno di mia madre, che è il mese di marzo, questo Genius Touch Nossa, che dice tante cose, bla bla bla, quale specificazioni, non so se due anni dopo. Io non l'ho comprato per collezione, è un cellulare fabbricato Model Nossa, è un cellulare fabbricato, se non mi sbaglio, nel 2015, quindi era recente, della fascia economica. Ma ha presentato, per quello non ve lo consiglio, io faccio, ho fatto la recensione perché l'avevo comprato nuovo, fin dal primo momento aveva dei problemi ad aprire, come vedete, poi l'ho messo in un borsellino, si è schiacciato il plastico e l'ho riparato così, perché altrimenti usciva di fuori. Ma che è successo poi? Che purtroppo mi è caduto varie volte per terra. Non è per niente resistente, è tutto in plastico. Ma l'ultima volta è proprio caduto da una distanza dallo scrittorio dove ho il computer. E che è successo? Preparatevi a guardarlo, perché è successo questo: si è rotto il flessibile. Non mi è successo mai nulla del genere prima. Il cellulare, peraltro, adesso non ha la batteria, ma si accende. Se tu schiacci il power, si accende. E quindi è quello che vi volevo dire, che è pessimo, è super economico, ma non lo comprate. E io non so gli altri cellulari della stessa marca come sono, ma è tutta un'altra storia che è costato di più. Nel 2010 questo cellulare, no, 2013, 2000, no, 2010, questo cellulare non so di quando è uscito. Ma l'LG KP215, di cui ho fatto numerosi video, andateli a vedere, LG KP215 è tutta un'altra storia. Guardate com'è resistente, flop, guardate che flessibile che ha, resistente, e non come quest'altro povero cellulare qua, capito? Quindi vi volevo dire, visto che in 2000 persone hanno guardato il video del Genius Touch Nossa, cioè questo cellulare, questo qua, di stare attenti, di trattarlo con cura se lo volete comprare, perché è economico, perché poi non ti permette di bloccare le chiamate, eccetera. Questo non lo so perché non l'ho usato molto tempo. Mi si è rotto nel 2012, comprato nel 2010. Il porto USB
micro USB dove si carica l'elettricità. Allora non so se sono stato io a forzare il cellulare o il cellulare, anche questo c'ha il tallone d'Achille qua. D'altra parte mi si è rotto il Samsung Galaxy Young 5360 nel tasto di accensione, che fa un continuo blop blop blop. Però voglio dire, questo è più solido come clamshell, flop, vedete, plaf. Questo è più solido, non dovete fare confusione. Se potete comprarvi questo è meglio, non c'è il 3G credo, ma questo qua, anche se c'è il 3G, mi sembra che ce l'ha, è una ciofeca spaventosa. Allora, questo è tutto. Ho fatto questo video perché mi sentivo in dovere di farlo, di informarvi, perché voi possiate in tutta libertà scegliere il vostro cellulare. E io oggi, con l'esperienza che ho, visto che credo che non uno, un anno dopo, 2 anni circa dopo, o quasi 2 anni e mezzo dopo averlo comprato, si è definitivamente rotto il il Genius Touch Nossa, che poi Genius Touch, però questo non è touch screen, ve lo sconsiglio vivamente. Io ci ho fatto un tutorial perché l'avevo comprato. Allora vi saluta il vostro Sant'Enchan con un nuovo taglio di capelli, come potrete vedere dal mio ultimo video, beh, dal mio penultimo, perché l'ultimo video ho fatto, mi hanno richiesto amiche ed amici cristiani di tutto il mondo una preghiera di conforto, e io ho caricato la preghiera del Papa contro il coronavirus, spero che gli serva. E poi in altri video che ho caricato di recente c'avevo il cappelletto da marinaio, da Capitan Sant'Enchan, però ultimamente avevo i capelli larghi, adesso guardate un po', ce li ho corti, credo che ce li ho corti da 3 o 4 giorni, da una settimana al massimo, perché il tempo passa in quarantena, il tempo passa, non ti sembra, ma sono passati 21 giorni e io dico, ma com'è possibile, non ho fatto un video in 21 giorni, non ho fatto un radioprogramma di Spreaker, eppure navigo in internet, oltre a leggere sto riscoprendo la lettura, sono sempre più disincentivato a fare video perché, vabbè, mi rendo conto, molta gente sta soffrendo adesso. Però vi invito a tutte e tutti voi, cari amiche ed amici, che se non trovate dei video miei nuovi, andatevi a guardare quelli vecchi. Così mi incentiverete a fare dei video, perché più video miei commentate vecchi, e più, oltre io a cercare di vedere i vostri, farò dei video su quell'argomento. Quindi mi raccomando, non lasciate di seguirmi anche se non faccio dei video momentaneamente. State in casa, state al sicuro, uscite solo se strettamente necessari, non vi fate beccare da questo coronavirus, da questo Covid-19. Perché ancora ne manca, secondo me, come la peste bubonica e la spagnola, durerà dai 4 ai 2 anni. E così bisogna dire la verità. E chissà quanti di noi dovremo perire. Però per evitarlo cercate di stare in casa, uscire solo se strettamente necessario, perdon, uscire solo se strettamente necessario, e poi, visto che avrete più tempo libero, per favore guardate i miei video e condivideteli. In questo modo mi incentiverete a fare altri video. E niente, poi un mio amico ha salvato i video che ha fatto l'hawaiana mangiatrice di pizze all'ananas, dove parla male di me. Lui si chiama Eugenio Goya, e ho salvato i suoi video nella mia playlist, quindi li potrete trovare. Si vede una signora grassa, grassottella, hawaiana. Aveva fatto più video su di me,
però nel 2018, no, nel 2018, però io neanche li guardavo, se li guardavo lei li cancellava dopo un'ora, perché erano dei video provocativi, mentre guidava, mentre mangiava, si filmava e parlava male di me. E lei criticava il mio canale dicendo che siccome parlavo in italiano, nessuno mi seguiva, nessuno mi capiva. Ed era tragicomica la cosa, perché mi faceva stalker una che c'aveva un canale, adesso ha cancellato quasi tutti i suoi video. C'aveva un canale di video fatti per TikTok o per le storie di Instagram di 15 secondi, qualcuno durava un minuto, che avevano massimo 20 visualizzazioni. Aveva 20 iscritti nel canale, aveva molti canali, uno l'ha chiuso, di YouTube, ma anche profili di Instagram. E lei mi criticava, io che vabbè, non sono molto seguito, ma c'ho dei video da 10.000, 5.000, 50.000, 100.000 visualizzazioni, un video le ha superate, 1.000, 2.000 visualizzazioni. E lei quante visualizzazioni faceva? Molti video ancora oggi di un nuovo canale che ha fondato c'hanno zero visualizzazioni. Vabbè, si vede che era invidiosa. Ma di lei ho parlato già in alcuni miei video sugli stalker. Quindi non voglio dilungarmi di più, voglio dire soltanto che se volete guardare dei suoi video salvati nel canale di un mio amico Eugenio Goia, li troverete per il momento nella lista di riproduzione dei miei videoblog. Adesso vi lascio, buona quarantena a tutti, mi raccomando, non uscite di casa se non strettamente indispensabile. E adesso chiudo questo video che era per precisarvi alcune cose sul Genius Touch Nokia. No, perdono. Già sono stanco. Speriamo di non essere malato. Era solo per precisarvi delle cose sul Genius Touch Nossa. E quindi non voglio che il video venga troppo pesante. Ciao ciao, forse farò degli altri video in questi giorni. Stay with me. Ciao. E mi raccomando, guardate i miei video vecchi se non ne trovate di nuovi. Andate indietro nel tempo o cercate fra quelli più visti. O quelli più vecchi. Ciao ciao, che vi divertirete molto perché io ho fatto dei video interessanti, soprattutto dal 2013 al 2015-16. Poi fate un po' voi, guardateli tutti perché molte volte parlavo di tutto nei video, facevo dei video di 40 minuti dove parlavo di qualsiasi cosa e i titoli disorientano un po' perché dice Santen Chan parla del bi e del ba, parla di tante cose, quindi non hanno dei titoli specifici. Purtroppo in quell'epoca non capivo che bisognava parlare poco di un argomento specifico in modo che la gente sapesse cosa le cose delle quali uno parla. Io parlavo di tutto, del referendum, dei libri, dell'agricoltura. Ciao, se no non finisco più di fare sto video.